Maria De Filippi provata ai funerali del bacio di suo figlio Gabriele, video. Maria De Filippi provata e scossa ai funerali di Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso venerdì pomeriggio all'età di 84 anni. Tanti le persone famose non che hanno affollato la chiesa degli artisti per dare l'ultimo addio a Maurizio Costanzo. Che ha segnato la storia della televisione e del giornalismo italiano, diventando uno dei volti più amati di sempre dal pubblico. Maria De Filippi è arrivata al funerale del marito Maurizio Costanzo poco dopo l'arrivo del feretro in chiesa. La conduttrice è stata accompagnata da suo figlio Gabriele. Seduta in prima fila, Maria De Filippi è stata sorretta e sostenuta anche da Pier Silvio Berlusconi. Vicepresidente Mediaset, presente al suo fianco in una delle giornate più dolorose della sua vita. Oltre al figlio Gabriele, che ha cercato in tutti i modi di sostenere sua mamma lasciandosi andare anche a un tenero bacio sulla testa. Era presente anche Raffaella Mennoia, autrice nonché braccio destro di Maria De Filippi nella realizzazione dei vari programmi in onda su Canale 5. Tanti i personaggi famosi dello spettacolo e della televisione italiana che hanno voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli Artisti. Jerry Scotti, Paolo Bonolis e Carlo Conti presenti nelle prime file così come Mara Venier e l'attrice Sabrina Ferilli. Presente anche la conduttrice Eleonora Daniele, che questa mattina ha dedicato l'intera puntata di Storia Italiana al ricordo del giornalista scomparso. Per l'ultimo saluto al giornalista e conduttore televisivo erano presenti anche Pio e Amedeo. Alessandra Celentano, Cledi, Simona Ventura, Massimo Lopez, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Alfonso Signorini, Emanuele Filiberto di Savoia, Afef, Giancarlo Giannini, Simona Izzo e Ricchi Tognazzi. La cerimonia religiosa è stata seguita e trasmessa in diretta televisiva su Canale 5 con uno speciale verissimo dal titolo Ciao Maurizio condotto da Silvia Toffannin. Mentre su Rai 1 è stata Serena Bortone a trasmettere live la cerimonia funebre all'interno della trasmissione Oggi è un altro giorno. L'omelia si è aperta con una citazione alla carriera del celebre conduttore, si è chiuso il sipario, ma è finito il primo atto. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.